riunione del gruppo avrete parlato sicuramente della situazione svizzera, un voto, quello popolare, 54% che ha detto no agli immigrati. È un problema anche per la Lombardia? È un problema e anche un'opportunità. È evidente che il popolo svizzero, che è un popolo serio e ha un sistema che funziona, sulle questioni importanti interpella la gente. E la gente ha risposto in questo modo. Avessimo fatto in Italia un referendum analogo, probabilmente il risultato sarebbe stato molto più forte, altro che 50,3, molto più forte. Quindi questo è un aspetto della questione. L'altro è che ovviamente per la Lombardia non si può mettere sullo stesso piano i frontalieri rispetto agli immigrati clandestini. Per questo il presidente Maroni ha chiesto al governo di essere coinvolto direttamente nella trattativa con la Svizzera su questo tema importante e rilevante. Qui ci sarà da lavorare e lavorare ai tavoli? Sì, certo. Oltretutto questo tema si lega anche con lo scudo fiscale, ci sono diverse partite aperte e il governo non può pensare di fare da Roma, altrimenti fa gli interessi di Roma e, come sempre, non fa gli interessi del popolo, in particolare lombardo. Una cosa strana è che le pressioni sono alla Svizzera arrivano addirittura da Bruxelles, dall'Unione Europea. L'Unione Europea finora esiste per il mercato la moneta, manca sui fondamentali, probabilmente è proprio da lì, anzi senza probabilmente, bisogna ripartire da lì.